Ciao a tutti e benvenuti quest'oggi in questo nuovo secondo tutorial sul mondo della programmazione SwiftUI. Nel primo tutorial, quindi nel tutorial precedente, hai affrontato come creare una prima applicazione SwiftUI che ti permetteva di avere una semplice lista di elementi. Quest'oggi affronterai la parte 2, o perlomeno un nuovo tutorial, che ti permetterà di creare, dopo la lista, la navigazione, il flusso di navigazione che poi ti permette, tocchi su un elemento e vai alla pagina di dettaglio. Quindi iniziamo. Ti faccio vedere quello che abbiamo fatto l'altra volta, che puoi trovare ovviamente su GitHub, al link che troverai in descrizione, e dopodiché questi sono gli ultimi commit e questo è il progetto. Nell'ultimo, il work in progress, ho aggiunto una lista e creato un modello user. In poche parole, tu devi gestire il tab di questa cella. Quando in queste modifiche, quello che andrai a vedere è che oltre ad avere qui Mario, e qui troverai un indicatore, una freccia verso destra che potrai cliccare e andare in una vista di dettaglio con un semplice, diciamo, una label centrale. E invece di e quella label, cosa conterrà? L'elemento che andrà selezionato qui, Mario, John e quel che è. E nel terzo tutorial, invece, andrai a vedere invece di Mario John tipo la top artisti o top brani e andrai a prendere il dettaglio di quel bando da REST API. Quindi iniziamo questo tutorial nella navigazione. Allora, per prima cosa, quello che devi fare è ritornare sul progetto e ovviamente qua ci sono alcune cose da fare, ma prima quello che faremo di tutti è creare la detail view. Questo è il modello di user, quindi vado qua con Content View, Command Enter oppure due dita sul trackpad che sarebbe control, uguale a dire control click, e mi si apre qui control click, no, ma comunque control click o tasto destro sul mouse e vado su New File, vado su una SwiftUI View. Ovviamente qua controllati di essere su iOS, perché può capitare, nel caso stai facendo anche altri progetti, di essere iOS o iOS, che ne so. Vai sotto User Interfaces, Swift UI View, ed è qui che crei la view. Per il nome gli darò una Detail View, per lo scopo semplice di questo tutorial, ma generalmente la chiami Detail View, per fare riferimento a ciò. Ora cosa manca? Ora devi fare a creare il modello, io faccio var. Il modello è user, quindi user di tipo user. Ovviamente qui ti si lamenterà per la preview e quindi io faccio perché user e user faccio così e gli passo dei dati vuoti, quindi UDIT generata, ma questi non andranno in alcun modo a influenzare con quello in produzione, diciamo. È giusto tutta una cosa di test. E poi un name gli do Mario Test, Mario Test. Così per farti vedere comunque quello che è di là, qua è solo di qua, non c'entra niente con quello là. Poi qui faccio così, faccio un vertical stack e dentro il vertical stack ci vado a mettere questo e testo user.name. Adesso un layout semplice, niente di che. Poi vado, ritorno nella content view e quello che devo fare nella content view è questo for each, cioè in realtà il testo qua devi farlo diventare un navigation link, e questo navigation link devi far sì che lui prendi il metodo con i parametri destination e label, dove destination ovviamente tu schiacci così, poi schiacci invio e fai chi è la detail view, cosa accetta il modello, che il modello in questa creazione è user, quindi potrai pescare il giusto modello in base a quello iterato, quindi in base a quello selezionato, e qui come testo ci vado a mettere text user.name. Ebbene sia, qui ho indentato di troppo, uno spazio di troppo, faccio command B per verificare che sia tutto ok, già non vedo che sia tutto ok. Ah, audit, sì, audit stream, ma l'ho detto un audit, quindi faccio un audit così, visto che è un tipo ok. Quindi eseguo il progetto. Verifico che sia tutto ok. Come vedi qui c'è M che vuol dire modificato, A vuol dire add in termini comunque nel git. Anzi, inoltre devo aprire git qua. Adesso lo apro, ma poi ti faccio vedere il flusso dell'app. Attualmente si apre git kraken. Lo metto a destra di Discord, che invece va bene così, e poi vediamo tutto. Fammi vedere se sono nel progetto giusto.
Bene, dopo penso a fare tutto questo. Cosa dovrebbe fare in questo caso il comportamento dell'app? In questo caso il comportamento dell'app è semplice. Al toccare di Mario ti mostra Mario qua. Al toccare di John, John. E così via per tutti gli altri, team e tutto il resto. È semplice, questo è quello di questo tutorial. E uno dei prossimi tutorial, ovviamente dopo quello della REST API, ti farò vedere come poter modificare e tipo cancellare un elemento da qui, oppure che ne so, fare tante altre operazioni dal CRUD, che questo è un termine di database, quindi create, read, update, delete, ma in questo caso facciamo delete, oppure creare tutti gli elementi anche, create, tasto più qua, e aggiungi con un alert un semplice testo. Ma visto che questo tutorial attualmente dura poco, posso fartelo vedere anche in questo tutorial la navigazione, ma penso di non farlo in questo tutorial semplicemente per il semplice fatto che questo tutorial, lo scopo principale è quello della navigazione, quindi questo è tutto il flusso. Quindi mi fermerò qui, semmai quello che posso fare è un piccolo restyling, ma prima modifichiamo, commettiamo questi cambiamenti: stage or changes, whip, added, in questo caso ho aggiunto added the navigation link, added navigation link order to let the user to tap and show detail data. Vedete qua scritto male, detail data. Tab on a cell and sì, ok, cell. In questo caso tu puoi permettere di toccare su una cella, come hai visto, e andare a dettaglio e vedere i dettagli. Ok, a whip added navigation link, aggiungo di qua navigation link in order to let the and user to tap on a cell and show detail data. Perfetto, commit changes e push. Quindi vado su GitHub, refresh, ho dato 4 commit e vedi qua tutto quello che ho fatto. Perfetto, ora che giustamente questo tutorial comunque dura poco e almeno per aggiungere un po' di tempo, andiamo a fare un piccolo restyling. Dato UI qui, vabbè, qui potrebbe andare bene, posso formattare il testo, quindi quello lo posso fare, e per fare ciò faccio un resume qui, e se invece posso andare qui, adesso aspettiamo che carica, e vi faccio vedere tutto, appena va, quindi, ok, qui a capo aggiungo questo modificatore che è appunto font, e dico punto, footnote, e vedrai qua cambiare. Ah sì, perché è già cambiato in realtà. Ecco, sì, vedi footnote. Poi aggiungiamo un punto foreground color e rifacciamo un color, e qui non c'è il color literal, c'è il color, allora faccio color punto, visto che c'è un foreground color, sappiamo già il colore, le passo un secondario, non ci sta, noi facciamo un bel colore colorato, facciamo un bel orange, non ci sta benissimo, però semplice. Dopodiché lo faccio anche di qua nel detail view, quindi gli passo un punto font, gli passo un punto headline, punto foreground color, punto facciamo sempre refresh, resume e ok. Line, ok, no, punto font, punto system, facciamo no, punto system of size 30 e punto, vediamo se c'è un bold, e faccio il testo in bold. E già ci sta. Vedete, non aggiungo altro allo stack perché abbiamo solo un dato che è il name. Vabbè, c'è anche l'id, ma l'id in realtà non deve essere visibile in tal caso.
E basta, e questo è tutto. Ora commit, ora provo a eseguire il progetto ovviamente per vederlo in real time e non solo lato Canva. Vedi, guardate, non ci sta bene i colori, non la cambiamo. E vediamo il dettaglio. Il dettaglio può andare bene, qua invece di farlo orange così lo farei. Fermiamo l'esecuzione, lo farei punto. O facciamolo punto black come e pace, così basta, avanza. Vediamo qua, ecco, va bene così, bene. Punto, basta, punto. Ora commit, stage of changes, whip, faccio minor improvements to the UI. Perfetto. Commit, changes e push. Poi vado qua, 4 a 5 commit. Poi vado qua e posso vedere tutto listo. Vedete qua tutti i commit che ho fatto sul branch main. Id del commit. Anzi, ho sbagliato qua perché ho fatto. Vabbè, un errore di nome del commit, però vorrei revertare questo commit. Sì, avvertalo. Ok, me l'ha avvertato, quindi se torno su qua, però questo commit qui dovrei cancellarlo anche da remoto. Vabbè, che per un nome, però non è che sia bello, anzi. Devo fare. Anzi, facciamo così. Reset main to this commit soft. E dovrebbe rimettermelo a questo commit, però non so qua come si comporterà, infatti, perché qua è tutto qui e sì, vabbè, non ho visto bene, è sempre un nome ma non è bello. Va bene, però di commit message, ecco qua, semplicemente minimum improvements to the UI push force push. Oh, semplice qua, perché ci sono delle operazioni di git. Beh, a me non piaceva giustamente avere un nome così tipo si chiama, e quindi l'ho rinominato semplice basta qua. Quindi come puoi rinominarlo da git kraken, faccio sopra il commit, l'ultimo che ho fatto io in questo caso, e faccio edit commit message, facendo così puoi modificare il messaggio e la descrizione, quindi modifichi e poi eccetera. Ovviamente qua non fai nient'altro, quindi annulla tutto e basta. Quindi torniamo qua. Spero che questo video ti sia piaciuto, soprattutto ti sia stato di grande aiuto. E nel prossimo tutorial andare a affrontare quello che riguarda l'integrazione delle REST API e poi tante altre cose. Spero che questo video ti sia piaciuto. Ricordati di mettere un bel pollicione in su, di commentare in basso e di iscriverti al canale per non perderti mai nessuna novità. Ciao!